Per me, per esempio, ha dato un risultato sconvolgente sul discorso del cash flow. Cioè, che sì, ok, guadagni bene, però poi fai un sacco di spese, la distanza è troppo breve, c'è qualcosa che non va. Quindi su questo dobbiamo essere veramente rigorosi, perché questo poi rafforza il nostro potere personale. E poi, naturalmente, il piano d'azione. Io i primi mesi non ero così a fuoco su questo, e neanche nello scorso master. Io ho avuto un'enorme trasformazione seguendo il piano d'azione. Se non riusciamo a essere puntuali nel nostro piano d'azione, non materializziamo.